Benvenuti, sono Flavio Grassi. Oggi parliamo di Amarone e per cominciare vi mostro un breve filmato, solo una quindicina di secondi. Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. È una delle scene più famose del Silenzio degli Innocenti. Come avete sentito, parla di Chianti. E allora cosa c'entra l'Amarone? Il fatto è che nel romanzo di Thomas Harris da cui è tratto il film, il vino scelto da Hannibal Lecter per il suo banchetto cannibale è proprio un Amarone. I produttori decisero all'ultimo momento di sostituirlo con un Chianti perché temevano che gli spettatori americani non avrebbero capito che si stava parlando di un vino. Nel libro poi è definito a Big Amarone. E davvero gli Amarone sono spesso vini imponenti, perché fatti con uve lasciate ad appassire per almeno 2 o 3 mesi prima della pigiatura. Così si riduce l'acqua negli acini e si concentrano gli zuccheri e le sostanze che danno aromi e corposità. E il risultato è un'impressionante concentrazione di aromi e un altrettanto impressionante contenuto di alcol. Per questo qualche volta gli Amarone risultano vini che prima entusiasmano, e subito dopo però affaticano un po'. Riconosciamo che sono superlativi, ma non ce la sentiamo di berne un altro bicchiere. Non è il caso di questo Amarone della Valpolicella DOC Classico 2007 di David Sterza, una piccola e giovane azienda che si è fatta notare per la qualità e affidabilità dei suoi prodotti. Con il suo 16% di alcol e una corposità in proporzione è sicuramente big. Un Amarone imponente, ma anche di una freschezza inaspettata, con un profumo complesso in cui troviamo sia gli aromi avvolgenti di spezie, liquirizia, caffè derivanti dall'affinamento, sia le fragranze fruttate dell'uva. Insomma, un Amarone di cui dopo il primo bicchiere viene subito voglia di assaggiarne un secondo. Poi non vi so dire se sia il vino giusto per accompagnare un piatto di fegato umano, con o senza contorno di fave, ma vi consiglio di non fare la prova. Abbinatelo piuttosto con qualcosa come un bel filetto in crosta, oppure un pollo al vino, o un piatto di formaggi saporiti con taleggio e altri formaggi stagionati, o anche con nient'altro che con la compagnia di una persona speciale. E per quanto mi riguarda, direi che questo è proprio il modo che preferisco per gustarlo. Per oggi è tutto, da Flavio Grassi un saluto e arrivederci alla prossima bottiglia aperta.